Signore e signori, benvenuti in questo nuovo episodio della Junkie Skyblock. Non sono da solo, come sempre, sono in compagnia del buon Nabbo. Ciao a tutti. E prima che cominci il video, signore e signori, vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale, bla 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 bla. Detto questo, signori, allora non vediamo l'ora di andare avanti nell'ultimo episodio. Se non l'avete visto, in quel di Nabbo abbiamo craftato gli strainer che ci servono. Adesso ve lo spiego, magari qualcuno di voi non conosce le mod come me, fortunatamente c'è Nabbo che ci viene in soccorso. Esatto. E abbiamo craftato gli strainer che ci permettono di prendere totalmente dal vuoto un po' di materiali che sono poi la base di tutto, di tutti i moddati. Cioè si parte sempre dalla roccia per arrivare ai diamanti, anche se noi in questo caso abbiamo preso prima i diamanti e poi la roccia, ma non facciamo dettagli. Sì, poi ci siamo portati un attimino un po' avanti, abbiamo chiuso tutti i buchi, abbiamo farmato un po' di legna, abbiamo trovato anche delle sugar cane che ci serviranno, perché premendo L vedete che abbiamo i nostri carissimi achievement e dobbiamo fare il mulino, anzi due tipi di mulini, e poi dobbiamo fare anche un fan che non è quello che mi chiede le foto ma è quello che mi fa aria, perché il fan è il ventilatore. Quindi signor Nabbo, siamo pronti? Io avevo messo qui in questa cassa un po' preparato tutto. Preparato robe? Sì, abbiamo preparato tutto. Bravo. E vabbè, prendo perché anche perché poi senza morire. Mi scusi, c'ho un po' di... Ha bevuto il suo caffè mattutino? Io purtroppo... Che fa? Che succede? L'ho vista scattare come una faina. Allora... Di agilità? Sì! Partiamo dunque, dicevo, dal... come si chiama questo qua? Non il crush, ma la water wheel. Partiamo dalla water wheel. Water wheel che si fa con un large cogwheel, che si fa con le shaft, che si fanno con le andesite alloy, che si fanno con andesite e iron nugget. Niente di più semplice, perché noi abbiamo veramente tutto. Ma tipo quasi tutto. Insomma, fornitissimi siamo. È tutto, perché sono ancora dei crafting troppo semplici per noi. E quindi andiamo a farci questi, guardi. Va là. Li può anche guardare se vuole. Li sto facendo qua apposta. Ne faccio 16. Perfetto. Tank. A posto. Abbiamo fatto 16 shaft. Ora, con questi shaft ci serviranno anche dei pulsantolli. E per pulsantolli intendo 30 pulsanti. Perché noi nel moddato facciamo così, no? Sì, meglio abbondare che deficit. Abbondiamo. Tipo, 7 cogwheel, che dice? Sono un po' troppe. Vabbè, le prendo tutte e 7. Venga. No, si è buggato di nuovo. Allora, questo è il trick. Sì, ma che succede? Sì, no. Abbiamo perso tutto. Okay. La lava. Prendo fuoco. Con la scusa vi faccio vedere che abbiamo modificato tutto. Grazie. Facciamo che quella crafting non la usiamo più, perché secondo me è buggata come la vita. Usiamo... Vai, allora, io farei una crafting normale. Faccio notare che... Eccola qua, guarda. Guarda che bella. È bella veramente. E qua c'è un buco. Specchio. Qui c'è un buco. A posto. E c'era un buco. La roba gliela ridò. Ma sì, no, ma la può craftare anche lei. Facci. Allora, quindi ci serve il signor Large Ciccio. Sì, che ne avevo fatti 18, però adesso è ok. E con quello andiamo a fare il questo. Mulino. Ma che bello è. Sembra una ruota. Esatto. Possiamo piazzare. Ma che bella. Ma io come faccio a farla girare? La lasceremo qui. E ne craftiamo un attimo, che arriviamo. Ora facciamo un po' di slabs. Le slabone. Facciamo questo. Che io non riesco ad aprire. Ecco. Ce l'hai. Non la vede? La vede? No, di qua no, perché questa è quella vanilla e fa schifo. Ah, quella marcia, ok. Sono questo qui. Ok, così vedo anche i crafti. Sì. Così praticamente si fa il water wheel. Ok. E cioè abbiamo l'achievement, lo facci pure lei. Eccolo qua, grazie. Mi ha dato lo Ci ha dato tutti i sapling. I sapling, sì. Che belli. Che belli. Che fighi. Tenga, è tutto che su. Andrei a mettere dentro la cassa. Piove, a me sta pioggia maledetta. Veramente, guarda, mi ha rotto. Vai a dormire che è notte. Mi ha rotto il mulino a vento. Dormo con una ruota davanti, un po' scomodino. Aspetti, vi faccio vedere una cosa bellissima. Anche guardate, se faccio così. Yeah! Aspetta. Bravo. Bravi. Bravissimi. Yuhu!
Vabbè, detto ciò, torniamo un attimino seri. Allora, faccio questo coso. Troviamo in una connotazione adatta a fare le sue cose. Io lo metterei qua. Ok. Suppongo. No, qua non mi piace. Ah, mettiamolo lì che c'è l'acqua. Che ne pensa? Lì c'è l'acqua, mettiamolo lì. Ma ci vuole dello spazio. Bisogna essere un bimbo speciale lui. Dei suoi spazi. Ma così, guarda. Questa è. Non fossi nella Netherrack, per favore, grazie. Allora lo metto dall'altro lato. Certo, mi sembra giusto. Allora, questo coso funziona ad acqua. Perché non. Che non abbiamo. L'abbiamo. Perfetto. Prenderei anche un altro secchiello. Perfetto. E la vela del builder. Sì, sì, mi faccio prendere un attimino la mano. Perché non voglio. No, ma fa bene perché serve dei canali per convogliare l'acqua. Quindi facci pure. Così può funzionare. No, perché l'acqua deve passare da qua. No, ma ho sbagliato tutto. Ah, ok, dovevo solo allargare un pochino. Va bene. Ci vuole pazienza, signor Frank non è abituato a certe cose moddose. Questa tecnologia mi fa schifo. Allora, le faccio un esempio. Vadi. Allora. Vabbè, se hai capito che io devo fare così, in pratica. Ecco, così, vale, così. C'è un altro blocchettino, sì, c'è un altro blocchettino, sì, ok. Allora, se noi che schifo. Facciamo così. È un capolavoro d'arte moderna. Ho fatto casino. Vabbè. Usiamo un blocco di andesite per bloccare. Ma una GUI sto coso, no? No. Allora, se io lo metto qua, quanto può essere stronza l'acqua in Minecraft? Ok. Come può vedere gira? Come le mie palle, vadi. Esatto, a posto. Allora, questa cosa è una fonte di, chiamiamola, energia di è un mulino. E in quanto tale ci si possono attaccare le prolunghe. Ok. No? E a queste prolunghe ci si possono mettere quell'altri che dobbiamo fare, quelli di roccia. I crush. Esatto. I crushing wheel, che per farli hanno bisogno di 4 di polish d'andesite, e andesite alloy e l'altro large. L'altro large ce l'ha lei, io l'avevo poggiato qui da qualche parte, ma è sparito probabilmente. No, ci ho craftato un'altra di queste. Ne facciamo un altro. Sì, allora adesso facciamo, perché questo, come giustamente dici, il crushing wheel, quindi che cosa ci dà la possibilità di fare? È praticamente una macina che ci consente di trasformare la cobblestone in gravel e la gravel in sand, che sono le prossime fonti di risorse. Eh sì, perché comunque ricordiamo che è tutto scalare, quindi parti dal nulla per avere esatto. La pietra, e poi dalla pietra via via fino ad avere i materiali più raffinati. L'hai fatto il large, l'ingranagione? Tieni. Allora no, ho questo e poi... Allora mi hai fatto questo, mi serve gli andesiti alloy, che non posso fare perché non ho più andesite nella mia vita. Ok. Quindi forse vediamo se... vabbè, vale. Che cos'è questo? È che non l'ho mai capito sto coso, okay. Cos'è? Ah, ma abbiamo pochissima andesite, ma che schifo. Forse è pochissima l'andesite. Che dobbiamo fare così, 4, perfetto. Ah, è una sorta di slime ball. Ah, ok. È un sostituto delle slime. Forse riusci... No, ma me ne manca uno. Ha un andesite alloy? No. No, oh, okay. Che puzzoni, ma aspetta. Andesite 2, forse ce la facciamo. Cioè, le crafting table sono troppo lontane, queste buggate. Andiamo di qua, facciamo così. Pipiri. E poi dovremmo essere in grado di fare il nostro crushing wheel. Quindi io l'attacco qui. Ok. La PC lì, sì. Tank. Anche questo. Perfetto. Non è una GUI. No, perché in teoria... Però se ci passo un piede sotto, me lo macina. Non succede se niente. Se gli passo una meno... Ne manco. Nemmeno, perché ce ne vuole un'altra. Due mele, veramente? No, ci vuole due wheel. Ah, e beh, certo. Ah, ma come ce ne vogliono due? Per fare uno ci abbiamo messo un'ora. ma scusa. Devono andare a contrasto, sono le macine. Ah beh, sì, avrebbe senso. E niente, allora aspettiamo. Che ci manca? Tutto, tipo. Bene, ok. Allora, lei mi fa una cogwell. O forse la... Una... Ce l'ho. Bravo. Andesite quanta ne ha? Bravo ciccio. Possibile che non sono preparata l'andesite. Non è possibile craftare l'andesite in qualche modo, certo, con la diorite, grazie. La diorite come minchia si prende? Con il quarzo. Il quarzo come minchia si...
Non si può. Allora, dopo un pochino di tempo è passato finalmente la rosca, questa andesita malefica. Forse dovremmo avere il tutto per poter craftare il secondo crusher, che poi per fare tutta sta robetta sta andando via più tempo del previsto, ma va bene. Sì. Quindi facciamo tre e in teoria eccolo, crushing wheel, la seconda che andiamo a piazzare dove? Allora, prova a metterla qui. No, qua accanto a quella, questa qua. E non gira, non gira perché ha bisogno anche lei di essere alimentata. Ok, quindi acqua. Fuoco. Sì, l'acqua non è cosa bella. Facciamo che dobbiamo fare. Mi blocca l'acqua, cortesemente. Abbia pazienza. non penso funzioni. Allora. Ah no, aspetta, è apparso un blocco dal nulla. Non è un blocco random. È pazzesco. Ok. Allora, praticamente dobbiamo fare l'inverso di quello che abbiamo fatto qua. Quindi è da fare questa cosa qui. Ah, perché sennò non funza. Esatto. Perché vanno messe a contrasto. Sì, io pensavo che una muovesse anche l'altra, vedi tu? Speravo anch'io, forse in versione precedente lo faceva, qui li stiamo antipatici, quindi non ne vuol sapere. Ho un secchio d'acqua, Bravissimo, girano entrambi vedi come è preparato? Lato, ok, adesso no. Ora quanto sono bravo? Preparatissimo sposti, lei. Metto... Ale, qui. Ora praticamente... Sto male. Arrivederci. Beh, effettivamente aveva senso. Come faccio a riprendere le mie cose, però? C'è la tomba. Ma guarda... No. Ci vai... Credo che o rompi la tomba... Ok, sì, ho preso qualcosa io, questo, ma questa carta di identità necromorfa che ci faccio? nulla, è il posto dove... Che se la mangiasse lui. Sai che forse no, se la mangia davvero? O forse stava... non so. La stava mangiando? Piano piano stava cagando. Lascia fare. Allora, se noi ci mettiamo dica la cobblestone. È per cobblestone intendo questa. Okay. Questa? Vedi se la sei ripresa? Sì. Oh, funziona questo macchinario. Sì, è proprio il top drive. Se la deve prendere. Se la prende. Se l'è preso, sta scendendo, si è avvicinato troppo. Allora, facciamo una alla volta. Allora, lui scende. Esatto, dovrebbe fare delle particelle vedi? C'è. Eccolo. E mo arriva l'andesite. Me lo rispruzza. Qui. Permesso. Ah no, è dietro. Perché c'è... Sì, ha dato la ghiaia. Trovato? Ha dato la gravel, appunto. Questo è un crush. Crusha la roba. Trasforma la cobblestone in ghiaia. A stock. In ghiaia. A stock, praticamente. E poi quella la potremmo utilizzare con il suo macchinario. È quello che voleva fare. Che poi si è fatta una certa. Abbiamo bisogno di più risorse. Abbiamo bisogno di più risorse, mio signore. Dobbiamo fare delle implementazioni più importanti. Devo fare legname. Sì, va bene. E quindi sì, abbiamo la ghiaia che diventa. Però prenderla è tipo impossible. Non lo fa fare. No, dobbiamo sistemare un po' qui la faccenda. Perché sa che abbiamo. Non è che abbiamo. Però fatto fortunatamente abbiamo craftato dei rotelloni che sono. Io, nella prossima puntata ci buttiamo una pecora dentro, vediamo cosa succede. le risate, le gioie e della quindi vita. Signori, io vi ringrazio per essere rimasti in nostra compagnia. Che è successo? Si è bloccato tutto. Ha trovato il eccolo il là. Sistema dipende dalle signori cose. Grazie mille ancora per essere rimasti. Mi sono perso qui. Grazie mille a tutti, ci vediamo in un prossimo video, sempre insieme al buon Nabbo, lo troverete sul suo canale. Grazie mille ancora, ciao. Aspetta, lo voglio fare anch'io. Ciao. Ciao.